Quinta giornata del campionato di terza categoria, la Socio Stornara fa visita alla Real Cerignola sul Cianci di Cerignola dopo il pari casalingo contro il Sant'Agata della scorsa settimana. Prima occasione della partita è per la formazione di Mister De Martino, che si porta poi in vantaggio con il solito Filippo Sodrio, l'incursione da parte del numero 9 che porta avanti la formazione di Mister De Martino, ottava marcatura stagionale per il capocannoniere del torneo. Il raddoppio arriva poi con la sponda e il gol di Simone Porcelli, ancora in rete il calciatore ortese che porta sul 2-0 nella prima frazione la formazione di Mister Pino De Martino, e ancora Porcelli con questa gran conclusione dalla distanza a portare sul 3-0 la formazione biancoverde. Qui è davvero bella la marcatura da parte di Simone Porcelli. Nella ripresa arriva poi la quarta marcatura della formazione ospite con il gran gol messo a segno da Melillo, una vittoria che proietta la formazione di Mister De Martino al primo posto della classifica con 2 punti di vantaggio sulle inseguitrici. A fine partita abbiamo ascoltato il tecnico Pino De Martino. Nel prossimo turno invece la Socio Stornara ospiterà al San Rocco la Gargano Academy. Oggi si sapeva che era una partita dura perché il Cerignola ha fatto degli acquisti, quindi diciamo che sulla carta erano tre o quattro elementi nuovi che hanno messo in campo, Colucci, Marino, quindi diciamo che la partita era dura. Siamo stati bravi a sbloccarla subito e quindi si sono allargati un pochettino, abbiamo continuato a giocare, abbiamo fatto il secondo. Però è un campo difficile, con i rinforzi che hanno messo in campo, era una partita che io tenevo abbastanza.